Filippo Magnini sta vivendo una storia d'amore con Giorgia Palmas. In un'intervista rilasciata alla stampa.it, Federica Pellegrini ha spiegato che vedere il suo ex fidanzato felice con un'altra donna non le fa alcun effetto. Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale. La nuotatrice, poi, ha commentato l'abitudine della coppia di pubblicare scatti romantici. Sui social ha ricordato i finti scoop sul suo conto. Federica Pellegrini sull'esposizione mediatica di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La relazione tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas è decisamente social. L'ex nuotatore e la showgirl condividono spesso scatti che li ritraggono insieme e non mancano di dedicarsi a tenere frasi l'un l'altra. Federica Pellegrini ritiene che ciò evidenzi quanto fossero diversi lei e il suo ex fidanzato. La nuotatrice, infatti, ha sempre difeso la sua privacy evitando di mettere la sua vita privata sotto la luce dei riflettori, il che dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite, ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili. E che se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina puoi. Federica Pellegrini, dopo aver ribadito che lei non metterà mai in piazza la sua vita sentimentale, ha chiarito che anche per lei la relazione con Filippo Magnini è ormai acqua passata. Quando le è stato chiesto se stia vivendo una nuova storia d'amore lontano dai riflettori, la nuotatrice sì. È limitata a replicare, come è ovvio non sto certo chiusa in casa a guardare il muro. Anche lei sembra essere ormai pronta ad andare avanti. Finti scoop su Federica Pellegrini. Infine, Federica Pellegrini ha parlato dei paparazzi che la seguono di continuo e ai tanti finti scoop a cui ha assistito nel corso degli anni. È capitato che persino suo fratello venisse indicato come la sua nuova fiamma, ecco, poi fa ridere vedere certi pedinamenti serrati. Mica la foto presa di spalle, io un uomo e la scritta, ecco Federica a Londra con il nuovo amore. Era mio fratello. Più di recente, invece, le è stato attribuito un misterioso fidanzato milanese, bella invenzione anche quella. Qualcuno l'ha sparata e altri dietro di fantasia. A un certo punto ho letto un dettagliato resoconto dei miei continui spostamenti tra Verona e Milano, dove credo di essere stata due volte in tutto l'inverno. E per appuntamenti pubblici.